Partiamo dagli aspetti positivi. 3 punti a tavolino, le squalifiche che vanno ad azzerarsi, però poi non possiamo parlare di calcio oggi. Beh sì, in effetti ci vuole ogni tanto una botta di fortuna, oggi c'è stata perché so che calcisticamente parlando non è costruttivo, però non è dipeso da noi, visto che non sono arrivati ci prendiamo questi 3 punti, soprattutto rientrano sia Bonu che Mo, no, Bonu no, cioè rientra Boy sicuramente la domenica prossima perché Bonu penso che ne avrà ancora per 15-20 giorni. Una partita non giocata può spezzare un po' il ritmo e l'inerzia di una squadra. Come si presenterà la Nuorese ad Anzio? Beh, sicuramente andremo là per cercare di vincere la partita. Adesso ci alleneremo bene in settimana, sperando che il tempo ci dia l'opportunità di allenarci sul campo, perché è tutta la settimana che ci siamo allenati in palestra. Per cui niente, ci prepariamo bene e vediamo di andare a vincere questa benedetta partita Anzio contro l'Anzio Lavigno. Durante l'amichevole si è sgolato tantissimo in tribuna per tenere alta la concentrazione. Beh, sai, è normale perché quando ti prepari per giocare una partita ufficiale la domenica e poi per questo motivo non viene effettuata la gara, è normalissimo che ci sia un calo di tensione, per cui ogni tanto riprendevo qualche giocatore per far sì che le cose andassero bene, ma questo succede sempre, anche la domenica quando giochiamo in campionato, perché fa parte del mio lavoro, penso. La vicenda Terracina ha un po' evidenziato i limiti della riforma dei campionati. Il Presidente ha parlato delle difficoltà da parte di molte società di affrontare dei costi che sono troppo alti. Ma in questo ambiente non sta diventando anche il ricettacolo di qualche affarista che magari è in cerca di visibilità? Beh, ognuno di noi penso che abbia la propria opinione da esternare. Personalmente penso che dovrebbero stare molto più attenti a fare in modo e maniera che certi personaggi, non mi riferisco al Terracina assolutamente, però in linea generale se un presidente non riesce a portare a termine un campionato nell'anno 2005, mettiamo, l'anno dopo non è che può andare a prendere un'altra società e fare la stessa cosa. Ecco, su questa cosa io non transigerei, sarei molto ma molto severo, perché mi accorgo che invece queste cose accadono, per cui dovrebbero stare molto più attenti a queste cose.